Salve a tutti bella gente, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Manserinia e oggi siamo qui nel mio angolo bar improvvisato per realizzare il nostro primo cocktail insieme. Appena cominciato dicembre io non potevo non scegliere un cocktail che fosse in armonia con la stagione in cui siamo, quindi oggi andiamo a realizzare un sole d'autunno o autumn sunny day. Fare una piccola premessa per quanto riguarda gli strumenti, il set base per fare i cocktail. So che non tutti li abbiamo a casa, anche se sono veramente economici, super reperibili, però comunque in cucina possiamo trovare tranquillamente degli strumenti che si adattano, che si prestano benissimo alle funzioni che svolgono loro. Importantissimo per questo cocktail in particolare, come tutti i cocktail che contengono succhi di frutta o comunque spremute di frutta fresca, è shakerare. È importantissimo perché a livello molecolare tutti gli ingredienti si vanno ad amalgamare decisamente meglio rispetto a mescolare il tutto in un mixing glass, ok? Andiamo a conoscere subito gli ingredienti per questo cocktail, che sono amaretto alle mandorle, vodka liscia, semplice, un liquore ai mirtilli o comunque un succo di cranberry classico e infine succo d'arancia, meglio se fresco. Il bicchiere che andremo ad utilizzare è un semplicissimo fruit, il mio ha una capienza di 120 ml, quindi tutto il cocktail è strutturato a seconda della capienza del mio bicchiere, quindi voi potete tranquillamente rapportarlo alla capienza del vostro, il gioco è fatto. Per la decorazione del cocktail, dopo aver spremuto il succo dell'arancia, andiamo ad utilizzare la buccia per fare la decorazione. Prendiamo quindi una sezione di buccia, la ripuliamo, perché vedete questa è già ripulita, e poi semplicemente con una formina, un coppa pasta, andiamo ad intagliare. Ed ecco qui il nostro cuoricino, ad esempio potete usare la forma che più preferite. Adesso andiamo ad applicare un piccolo taglio qui in modo da poterlo incastrare semplicemente sul bicchiere. Iniziamo subito andando a raffreddare il nostro bicchiere inserendo all'interno del ghiaccio. Ora è un po' complicato perché il frutto è stretto e lungo, quindi diventa un po' complicato inserire il ghiaccio all'interno, me ne rendo conto. E andiamo ad inserire anche il ghiaccio all'interno del Boston. Perfetto. Utilizzando il nostro bar spoon andiamo a dare una mescolata veloce a tutto il ghiaccio. In modo che il bicchiere diventi bello ghiacciato e adesso andiamo a costruire il nostro cocktail all'interno del mixing glass. Quindi prendiamo il nostro jigger, prendiamo 25 ml di amaretto di Saronno o un amaretto alle mandorle qualsiasi e lo versiamo all'interno. Poi andiamo a prendere 25 ml di vodka, olè, tutto dentro. Poi andiamo a prendere 55 ml di succo d'arancia, come vi ho ripetuto prima, meglio se è fresco, ne ho messi 40, 55, perfetto, e infine 5 ml di cranberry, non ho messo troppo, farò la metà. Andiamo a far scolare, se c'è eventualmente qualche gocciolina d'acqua, nel nostro Boston e
subito dopo inseriamo all'interno tutto il nostro cocktail e andiamo a cercare. Andiamo a rimuovere il ghiaccio dal nostro bicchiere, poi prendiamo il nostro strainer e andiamo a versare il nostro cocktail. Infine decoriamo con il nostro cuoricino di gioco è fatto. Bene, bella gente, io direi che il nostro cocktail è pronto e anche il video è giunto alla fine. Fatemi sapere, mi raccomando, su Instagram se rifarete mai questo cocktail. Inviatemi le foto, vi prego. Ditemi qui giù nei commenti se il video vi è piaciuto, se vi piacerebbe vederne altri di questa tipologia. E io direi che noi ci salutiamo e andiamo ad assaggiare il cocktail.